Buonasera a tutti, è l'11 di luglio, sono le ore 17, puntualissimi in diretta. Come al solito io preliminarmente vi ricordo di condividere questa diretta pigiando sulla freccetta che vedete sotto il mio faccione e naturalmente poi di condividere se vedrete questo video più avanti, appunto non in diretta, ma perché lo trovate sul mio sito ivanscalfarotto.it o su YouTube o sulla pagina di Facebook, comunque di provvedere a condividere il video. Oggi pomeriggio ore 17, quindi un orario un pochino più tardo del consueto. Sapete che ieri non ci siamo visti. Ieri non ci siamo visti perché è stata giornata di grande lavoro parlamentare, al che voi vi direte il governo ha cominciato a lavorare. In realtà non è propriamente così. Adesso vi spiego. E invece abbiamo avuto appunto oggi una giornata ancora vuota. Oggi mercoledì non siamo stati in aula. Non ci sono state votazioni, appunto perché, come vi dicevo, il governo di fatto continua a non produrre provvedimenti legislativi. Questo è davvero una cosa piuttosto curiosa, devo dire, perché ormai siamo all'11 di luglio, il governo è in carica dal 1 giugno e il numero di leggi approvate sotto questo governo continua a essere zero. Nessun decreto-legge è ancora arrivato in aula per la conversione. Il decreto dignità, famosissimo, sempre questo nome orribile, chiamiamolo decreto Di Maio, ancora non è stato firmato dal Presidente della Repubblica, quindi è ancora in via di limatura, le coperture probabilmente non ci sono. Insomma, io credo che ci sia un problema molto grosso legato proprio anche alla discordia politica che c'è nel governo e che il governo in questo periodo sta cercando di coprire in qualche modo. Siete sicuramente al corrente delle discussioni, per esempio, tra Salvini e Toninelli in tema di migrazioni. Sapete che Toninelli, ministro delle infrastrutture, naturalmente davanti a Salvini che dice a una nave della Guardia Costiera italiana di non attraccare in Italia, che cosa poteva fare? Ora, Toninelli non mi è particolarmente simpatico. Poi confonde i rimorchiatori con gli incrociatori, il che per un ministro delle infrastrutture, un ministro in genere, è una cosa un po' buffa, diciamo. Però la verità, appunto, è che su quel fronte sicuramente non c'è concordia. Il decreto dignità, una delle ragioni, il decreto Di Maio, una delle ragioni per cui è fermo, è che la Lega insiste nel voler introdurre i voucher e invece Di Maio ha detto che i voucher, per carità, non si devono introdurre. In tema anche di spesa pubblica, sapete, da un lato c'è Tria che continua a promettere che non si spenderà in deficit, anzi è appena uscita un'agenzia del commissario europeo Moscovici che ha detto, ha parlato con Tria e Tria mi garantisce che l'Italia rispetterà le regole europee. Vi ricordate anche in tema di diritti civili, da una parte c'è Spadafora che va al Pride e dall'altra parte c'è il ministro Fontana che dice per carità la famiglia tradizionale e nient'altro. In questi giorni, sempre a proposito di Tria, Tria ha detto il libero commercio è importantissimo per un paese come l'Italia, perché noi siamo un grande paese esportatore, quindi bisogna combattere il protezionismo, e invece sappiamo bene che Centinaio è contro gli accordi di libero scambio, sappiamo bene che Salvini era a favore dei dazi, sappiamo che anche Di Maio ha detto i dazi sono una cosa da tenere in considerazione, poi dimenticando che noi Ita come Italia non possiamo mettere nessun dazio perché questa è una competenza dell'Unione Europea. Ma questo lo dico per fare una piccolissima rassegna di tutti quei nodi politici che in realtà non stanno trovando un punto di accordo tra Lega e 5 Stelle. Naturalmente la buttano molto sul tema dell'immigrazione, perché tutti gli annunci fatti da Salvini, vi ricordate in campagna elettorale, Salvini ripeteva continuamente che al primo Consiglio dei Ministri avrebbero abrogato la legge Fornero e avrebbero eliminato le accise dalla benzina. Ora di Consigli dei Ministri ce n'è stata forse una dozzina e non abbiamo vi visto niente di tutto questo. Di Maio è in imbarazzo perché Salvini, il furbo, gli ha lasciato tutti i ministeri di spesa e si è tenuto un ministero appunto nel quale può fare grandi proclami sul nulla, e vediamo che la situazione è quella che è. E devo dire, questa è stata un po' anche l'impressione che abbiamo avuto ieri nella duplice audizione del ministro Moavero. Infatti vi dicevo che ieri è stata una giornata di grande lavoro parlamentare, ragione per la quale poi non ci siamo visti qui in diretta, ma in realtà siamo stati in aula, anzi siamo stati in commissione per molto tempo. In particolare, come voi sapete, io faccio parte della commissione esteri.
e abbiamo avuto due audizioni col ministro Moavero, una alle 13.30 che è andata avanti, forse alle 13 addirittura, è andata avanti fino alle 15.30, in cui il ministro Moavero, come ministro degli esteri, ha incontrato le commissioni esteri riunite di Camera e Senato per dare le sue linee programmatiche. Questa è una cosa che si fa all'inizio di ogni governo, ogni ministro va nelle commissioni, diciamo, sue, per le quali è competente e va a raccontare un po' quello che sarà, il programma del suo ministero. E quindi Moavero è venuto da noi ieri nel primo pomeriggio, ora di pranzo, diciamo. Poi Moavero è ritornato a incontrare le commissioni riunite di Camera e Senato, ma questa volta non solo le commissioni esteri, ma anche le commissioni affari europei. Ed è venuto a raccontarci del Consiglio europeo che si è tenuto alla fine del mese scorso. Devo dire, un'esperienza abbastanza interessante, perché la mattina davanti a noi avevamo il Ministero degli Esteri che faceva una rassegna, quindi una panoramica delle sue intenzioni. E abbiamo sentito parlare, devo dire, un uomo di grande buonsenso, un uomo che tutto sommato è come quando si sente parlare Tria, uno che invoca in un certo senso una continuità con i governi precedenti. E devo dire, questo è anche abbastanza rassicurante perché i grandi paesi, diciamo quelli importanti sullo scacchiere internazionale, non è che cambiano linea politica improvvisamente da, diciamo, un governo all'altro. Se uno pensa alla posizione della Francia, della Germania, della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, fino a Trump, devo dire, c'è sempre stata una continuità, quindi la posizione filoatlantica, la posizione europeista. E infatti Moavero ha detto delle cose che avrei sottoscritto tranquillamente. Ha detto l'isolamento dell'Italia non conviene a nessuno, noi siamo saldamente nell'Alleanza Atlantica, crediamo all'Europa e pensiamo che appunto non bisogna cadere nella tentazione dell'Europa gruppettara, ha detto, quindi dell'Europa dei gruppi, come per esempio il gruppo di Visegrad, che in un certo senso fa una politica un po' a sé. Quindi, tra l'altro, ha condannato i dazi di Trump, ha detto che sono un'involuzione della politica commerciale, della politica estera. Insomma, io ho sentito delle cose interessanti e devo dire che negli interventi che ci sono stati durante l'audizione di Moavero, ministro degli esteri, il punto che più è stato sollevato è stato quello di dire: ma ministro, noi abbiamo sentito molto buonsenso, ma non si capisce come lei poi vada d'accordo con Salvini che dice cose completamente diverse. E Moavero se l'è cavata dicendo: ma io sono un tecnico e quindi esprimo i miei concetti in modo più pacato. È chiaro che un capo politico come Salvini prende delle posizioni evidentemente più di principio, no? E quindi di qui la differenza di linguaggio, alla quale però, dice Moavero, non corrisponde una differenza di posizioni. Boh, questo lo vedremo. Chi vivrà vedrà, come si dice. Ma quello che invece è stato, diciamo, più significativo, secondo me, soprattutto nel confronto con il primo pomeriggio, è stata l'audizione del tardo pomeriggio, quella che si è tenuta alle 19.30 e che è andata avanti fino a ora di cena inoltrata. Perché lì Moavero è dovuto venire a raccontarci del Consiglio europeo, il famoso Consiglio in cui si è parlato di migrazioni. E ha tentato di farci capire che, secondo il governo, questo era stato più o meno un successo. Ora, ci ha provato in tutti i modi, ma devo dire non ci ha convinti affatto. Io, tra l'altro, sono reduce da una trasmissione su Sky, proprio che è andata in onda dalle 15 alle 16, con Guidesi, che è il sottosegretario leghista ai rapporti col Parlamento, e anche lui sosteneva questa tesi che già è un grande successo per l'Italia il fatto di essere riusciti a convocare un vertice europeo sulle migrazioni, a mettere delle cose per iscritto. E quindi questo è già un successo, e che adesso finalmente l'Italia viene ascoltata. Ora, io devo dire che questo punto di vista a me non convince per niente, l'ho detto anche a Guidesi in trasmissione pochi minuti fa. Perché guardate, loro dicono c'è un grande cambiamento perché adesso noi alziamo la voce. Quindi sostanzialmente il cambiamento sarebbe stato da passare dal chiedere in un modo negoziale, come si faceva prima, a chiedere con un modo, diciamo così, più nerboruto adesso. Ma a me sempre chiedere mi sembra, cioè mi sembra che se prima non si ottenevano grandi risultati, adesso non si ottengono grandi risultati. Quindi sempre si chiede, ma la vera differenza che devono fare se vogliono essere il governo del cambiamento non è chiedere, è ottenere. E in questo momento non solo non ottengono risultati, ma c'è una cosa peggiorativa. Perché se nel nostro modo di chiedere, purtroppo poi alcuni risultati non si sono visti,
Noi però abbiamo mantenuto aperto il canale negoziale, che ci è servito per molte cose. Ci è servito innanzitutto per alcuni riconoscimenti di principio. Per esempio, nel 2015, col governo Renzi, l'Italia ottiene il riconoscimento che i vari paesi debbano avere delle quote obbligatorie di migranti che devono accogliere. Tant'è che in questo momento è aperta una procedura di infrazione nei confronti di alcuni paesi che questi migranti non hanno accolto. Ora, se noi andiamo a vedere che cosa è successo nel Consiglio europeo del mese scorso, si è sostanzialmente, fotografata e bloccata una situazione nella quale noi davvero non otteniamo niente. Perché? Si stabilisce che si possano fare dei centri di identificazione negli stati membri, e Moavero dice: guardate, c'è il plurale, quindi gli stati membri sono tanti stati membri, però i paesi di Visegrad, proprio loro, chiedono e ottengono che nel documento finale si dica che questi centri di identificazione da creare negli stati membri si facciano su base volontaria. Attenzione, volontaria. E nessun paese ha finora espresso la volontà di fare uno di questi centri. Quindi, da un lato si dice ci sono centri plurale, Moavero sottolinea, guardate, è plurale, ma dall'altro lato nessuno ha espresso questa volontà. Così come si è messo nel dimenticatoio il principio delle quote. Le quote sono state completamente eliminate e si è stabilito ancora una volta la volontarietà dell'accoglimento di migranti da parte di altri. Aggiungo, si stabilisce al Consiglio europeo che il regolamento di Dublino non può essere cambiato se non all'unanimità, e questo viene scritto nel documento finale. Quindi loro vanno lì e chiedono con la voce alta di cambiare il regolamento di Dublino, e che cosa gli scrivono? Sì, bisognerà cambiarlo, però con l'unanimità dei consensi. Già sappiamo che l'unanimità non ci sarà mai, perché per esempio l'Ungheria ha già spiegato che l'unanimità non lo darà mai. E aggiungo ancora un punto, vanno lì a chiedere con la voce forte, ma viene messo nel documento finale un paragrafo sui movimenti secondari. Cosa sono i movimenti secondari? Sono i movimenti che avvengono all'interno dell'Unione da parte dei migranti che sono arrivati nel paese di prima accoglienza, movimento primario, che si muovono verso un altro paese, movimento secondario. Questo è il tema che appassiona in particolare i tedeschi di Seehofer, il ministro degli interni, quello diciamo così tra virgolette cattivo, e Kurz, il presidente del Consiglio austriaco, presidente di turno dell'Unione Europea, che vogliono rimandare in Italia quei migranti che, arrivati in Italia come paese di primo sbarco, sono poi sconfinati nei loro paesi. E quindi loro dicono: l'Italia se li deve riprendere. Dice Moavero: sì, ma anche qui c'è scritto volontariamente. E va bene, però, ancora una volta, noi ci potremo opporre, ma questa cosa che prima non era nelle discussioni, adesso nel documento finale c'è. Quindi la mia impressione è che non si sia ottenuto niente, ma con una differenza, che con molti paesi a fare la voce grossa, soprattutto i paesi nostri tradizionali alleati, si sta allentando il vincolo di amicizia, vincolo di cooperazione, vincolo che per l'Italia è molto utile in altre discussioni. Per esempio, quando si andrà a discutere del bilancio europeo, si andrà a discutere di eventuali spazi di flessibilità che potrebbero servire per il nostro paese per poter fare investimenti, noi non potremo contare sull'appoggio di quei paesi che erano amici e che oggi sono molto meno amici. Quindi Salvini sostanzialmente utilizza questa voce grossa per farsi bello nei confronti, diciamo, dell'elettorato, finché l'elettorato abboccherà, ma di fatto i risultati che vengono portati sono di nuovo zero. E aggiungo, tutto questo secondo me serve a distrarre l'attenzione dalle promesse che Salvini faceva. Appunto, quando Salvini diceva abrogheremo la Fornero al primo Consiglio dei Ministri o toglieremo le accise dalla benzina così diminuirà il prezzo della benzina, tutto questo non l'abbiamo visto. Però nel frattempo l'arma di distrazione di massa sono i migranti, migranti che però ricordiamo i cui sbarchi erano stati ridotti dell'85% con il governo precedente, con il lavoro del ministro Minniti, e quindi sostanzialmente oggi possiamo parlare di un'emergenza migranti, ma io penso che il grosso l'abbia risolto il Partito Democratico, il governo Gentiloni, col ministro degli interni Minniti, ed è vero che adesso non stanno attraccando le barche delle ONG, ma è vero che i migranti naturalmente, secondo il diritto del mare, vengono salvati talvolta anche dalla nostra guardia costiera, e non c'è voce grossa che Salvini possa fare, perché quando si tratta di salvare una vita il diritto del mare è molto chiaro, è così da secoli e così continuerà ad essere. Quindi io penso che
questa luna di miele prima o poi finirà, perché bisognerà prendere delle decisioni sui voucher, l'ho detto, bisognerà prendere delle decisioni sui diritti civili, ma penso a tutta un'altra serie, un capitolo aperto di Maio, non so, sull'Ilva, sull'Alitalia, tutti i dossier che erano dossier caldissimi e sui quali bisogna prendere delle decisioni, decisioni che però assolutamente non vengono prese. Io penso che a settembre ci sarà da, utilizzo questa espressione infelice, ma insomma ci sarà da divertirsi a stare in Parlamento per vedere come queste contraddizioni saranno in qualche modo conciliate, se ci riusciranno, quando bisognerà cominciare a tracciare le linee di politica economica per la legge di bilancio e ci saranno alcune idee da un lato, ma alcuni parametri che alcuni ministri come Tria stanno dicendo chiaramente non vogliono essere sforati, che decisioni si prenderanno, e questo bisognerà spiegarlo al paese. Io sono, come dire, anche impaziente di entrare finalmente a discutere nel merito, perché guardate, ci viene rimproverato di non fare sufficiente opposizione, ma è anche difficile fare opposizione a un governo che non fa nulla, cioè un governo che non produce provvedimenti, perché ripeto, dal 1 giugno all'11 di luglio non c'è ancora una legge che sia diventata tale, che sia stata proposta dal governo Di Maio, stavo dicendo, Salvini, insomma dal governo Conte, tra l'altro stendo un velo pietoso sul presidente Conte, che davvero è l'uomo invisibile. E quindi bisognerà vedere come andranno le cose e capire anche come ci si relazionerà al paese. Dico soltanto un'ultima cosa in chiusura, per non approfittare della vostra generosità, della vostra benevolenza, ed è che io sul decreto dignità farò le barricate, nel senso che io penso che l'opposizione che noi dovremo fare a quel decreto, un'opposizione durissima, ho letto su qualcuno dei giornali, sui quotidiani della mattina di oggi, che c'è una parte del PD che pensa che bisognerebbe dare una mano a Di Maio su questo decreto e quindi aiutare con i voti del PD il Movimento 5 Stelle a farlo convertire per staccare il PD, diciamo 5 Stelle, dalla Lega. Io penso che sia sbagliatissimo, penso che il decreto sia sbagliatissimo, penso che non sia quello il modo di fare, penso che il Jobs Act fosse una buona legge, sicuramente migliorabile, ma che ha dato dei buoni effetti. Penso che la cura che Di Maio ha trovato, cioè quello di irrigidire i contratti a tempo determinato e di scoraggiare la conversione a tempo indeterminato, perché come sapete i licenziamenti senza giusta causa sono stati resi più costosi e quindi non c'è neanche l'incentivo per l'imprenditore a trasformare il tempo determinato a tempo indeterminato, ma l'unico incentivo è a cambiare il lavoratore, no? Quindi alla fine, per evitare i multipli di rinnovo, si toglie i bianchi, si mette rossi e così si è risolto il problema. Penso che sia proprio il classico atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che prende decisioni che non risolvono i problemi, puramente ideologiche, che servono a dare un messaggio demagogico ma non a risolvere le questioni che sono sul tavolo. Per cui io credo, e quella sarà la mia battaglia nel gruppo, che noi sul decreto Di Maio dovremo avere un atteggiamento rigorosissimo, e se la maggioranza non riesce ad approvarlo perché è spaccata, sono problemi della maggioranza. L'ultima cosa che noi dobbiamo fare è andare a dare una mano a una maggioranza divisa, litigiosa, che non ha sostanzialmente un programma comune. Che questa è la verità. Io mi fermo qui, domani saremo in aula, dobbiamo approvare la legge di costituzione della commissione antimafia, quindi sono ancora votazioni, diciamo, che non entrano nel merito, altre votazioni poi ve ne parlerò appunto nei prossimi giorni, quindi ancora purtroppo, come succede nei giorni di aula, non sono perfettamente in grado di dirvi a che ora ci vedremo, ma penso proprio che lo faremo. Nel frattempo io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo sempre di condividere la diretta e il video che resterà sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e su YouTube. Nel frattempo vi ringrazio moltissimo e vi auguro un'ottima serata. Ciao!